Ed eccoci qua tornati su Super Mario RPG. Nello scorso video ho raggiunto Borgo Rosa e abbiamo assistito a un bambino che giocava con i suoi giocattoli di Super Mario, pupazzi e quant'altro. E ho chiamato uno dei personaggi con cui il bambino stava giocando, Geno. Geno non è il nome corretto, la pronuncia sarebbe Gino. E in realtà non è neanche il suo vero nome, ma comunque andrebbe pronunciato Gino. E per quanto Gino sia anche comunque la pronuncia di un nome italiano, facciamocelo andare bene. Detto questo, vediamo che cosa succede con Gas. Non ce la faccio a chiamarlo Gas, sto povero bambino. Mamma, non crederai mai a quello che ho appena visto. Che cosa hai visto? È stato fortissimo, mamma, ho visto Gino che andava nella foresta. Forte, eh? Sì, tesoro bellissimo. È lo stesso Gino che l'altro giorno ha rotto la mia lampada? Oh, mamma, quello era solo... Beh, ecco, questo qua è quello vero. Lo giuro, mamma, davvero, è vero, l'ho visto fuori. Infatti si è risvegliato nello scorso episodio. Va bene, Gaz, sentiamo, cos'è che vuoi stavolta, Mamma, non voglio niente, ho davvero visto Gino che se ne andava nella foresta. Anche perché non c'è qui, signora. Poro bambino. Non ci crede? Che ci va a fare Gino nella foresta? Questo ragazzo è impossibile con tante P. Dobbiamo andare quindi al bosco Dedalo. E frecce cadono a caso. Spero che non cadano anche addosso a me. C'è una scala che porta a casa mia. Mio figlio si è messo di nuovo a giocare con i comandi. Ok. Ho saltato sopra la testa di questo fungo e sono arrivato qua sopra. E ci sono oggetti interessanti. Molto bene, molto. Salve. Ah, è lui il bambino che ha giocato con i comandi e ha ritirato la scala. Eccolo, va. Dimmi un po', stanno bene i miei tesorini? Non proprio. Stai scherzando? Aspetta che vengo con te. Che succede? Sono spariti? Sì. Scusa? Non ne so niente, a dire il vero. Vabbè, visto che non ci ha colpiti nessuna freccia, ti dirò un segreto. Entra nel bosco. Quando arrivi a crocevia, vai a sinistra. Poi ancora a sinistra, poi diritto e infine a destra. Troverai di sicuro qualcosa di bello. Quindi sinistra, sinistra, dritto, destra. Va bene, allora ci vado subito. Questo intanto è stato pietrificato. Che paura. Pantaloni pesanti per Mellow e salopette pesante per Mario. Eccoci qua, Dedalo boscoso, non bosco Dedalo, è diverso. Oh, un funghetto qui, ah, ok. Fungo che si trova così a caso. Ah, ok, c'è Wiggler, quindi da affrontare anche. Oh cielo, entra, oh cavoli. Chissà se si poteva affrontare quel Wiggler. Un altro fungo. Allora, mi ha detto il tipo sopra, sinistra, sinistra. No, un fungo coi pugni. Stupendo, oh cielo. Ehi, vabbè, non avevo visto che attaccavano prima loro. Biz, biz. Biz, biz, mi sta antipatica perché mi ha attaccato per prima ora. Ah, non ho fatto perfetto. Che seccatura. Ah, inefficace, ok. Ci sta. Oh, il gorillone è cattivo, eh. Spero che diano anche tanti punti esperienza a questo caso. 8. Meglio di tant'altra roba. Aiuto. Sinistra, mi ha detto. Ma qua a me pare veramente tutto quanto... Cioè, la strada mi pare sempre uguale. Non so, forse non sono ancora arrivato. Ah, probabilmente no. Anche perché sinistra è l'unica strada. Ah, ma forse intendeva con i... Con forse i tronchi di albero nei quali entrare. No, tutti posti uguali, strapieni di nemici. Quindi penso sia questa l'unica dove andare. Ah, certo, c'è il Wiggler. Ehi. Aiuto. Che succede? Oh. Ah, ci ha aperto la strada? Grande. Ok. Quindi questo sembra l'ultimo posto al quale giungere. Ma lui a che serve svegliarlo, poverino? Questo dorme proprio, dorme. Non c'è modo di svegliarlo.
Qua tanti topini all'attacco. Wow. Chissà. Allora, questo no, questo ci attacca, questo pure. Accidenti a voi. Allora, aspetta, non è che questa è la strada che intendeva... No, aiuto! Non è questa la strada che intendeva il nostro amico sopra, a Borgorosa. Io non so qual è. Mi faccio... Sto facendo questa domanda da quando sono arrivato, ma non capisco qual è. Non ha senso quello che ci ha detto. Oddio, Geno. Gino, cioè, non Geno. Mamma mia. Sinistra? Aiuto, le frecce iniziano ad arrivare. Ah, ok, qui era. Sinistra. Poi dritto. Ah, i mostri. Bene, bene, vai, dritto. Poi... destra, giusto? No. Ok, ricominciamo. Sinistra, dritto, destra. Giusto? A few inches later. No, mi limito a seguire Gino per il momento. Poi dopo magari penso a come raggiungere quell'altra strada. Perché mi ha detto quando arrivi a crocevia, non quando arrivi nel bosco, che è diverso. Quindi magari poi quando vedrò questo crocevia. No, Gino. Aspetta, Gino, sono tuo amico, non scappare. Dai. Eccolo qua. Oh, si è addormentato? Dai, su. Non potrà fuggire ancora per... Fuggire? Non è che sta fuggendo. Ok, qua si salva, eh. Proseguiamo. Oh mio Dio. 997, 998, 999, 1000! Mille frecce! Guarda come scappano! Gna, che spasso! Adesso gliene tiro altre 1000! Gna. Mario, chi è quel tipo? Deve essere lui a tirare tutte quelle frecce su Borgorosa. Che felicità, gna! Guarda che faccia hanno tutti congelati! Woohoo, imbalsamati come statue! Ma devo allenarmi di più, gna! Oh no, non si però, dobbiamo fare qualcosa! Chi può affrontarlo? Chi pensi di essere non puoi buttarti là in mezzo mandando punti a casaccio! Sono troppi, ci faranno a polpette! Oh no, arriva qualcuno, nascondiamoci e vediamo di capirci qualcosa. Una stella, no. Hanno preso il frammento. Vediamo un po' che succede. Guarda cosa ho trovato, Arco. Cosa? Non disturbarmi, mi sto allenando, gne. Devo tirare più frecce, devo immobilizzare più gente, gne. Basta. Smettila subito, non ti rendi conto di quello che fai? Restituiscimi questa stella. Che? Gna? Uno straniero che dall'aspetto piuttosto strano. Ora ti spiego chi comanda qui, gna? Siamo soli con Gino. Chi sarai mai, gna? Sono a servizio di un'autorità più alta. Quel frammento di stella appartiene a tutti. Non puoi tenertelo. Gna, gna. Io faccio quello che mi pare. Gna. Per concludere la frase. Ora ti do una bella lezione. Wow. Ehi, calmati! Mario, è pericoloso là! Ma combatti contro gli uccellini, dai. Fai un po' di esperienza facile. Mario, mena quel ceffo strambo. Sarà per tipo in blu. Anch'io. Farò quel che posso. Ma da qua giù. Oh no. Attenzione. Io non ho paura. E non piangerò. Bravo, Mello. Aia! Dai, Mello, non ti arrendere. Mamma mia, rana per davvero, Mario. Stop, basta così! Sei forte, gna? Ma io lo sono di più. E lo sentirai, gna? Addio, gna, me ne devo andare. Gna. Grazie dell'aiuto. Ma chi sei? Ce l'ha fatta ad arrivare. Mario! Mi hai cantato in asso! Ah, ci conosciamo? È un'area familiare. Ah, ma sei quel Mario! Sappiamo tutto di te. Dici? Toc toc! Gne. Mi sento insultato, gne.
Ok, si inizia. Siamo con Gino. Wow. Certo, noi non sappiamo ancora il suo nome. Cavoli, Mello, certo che contro alcuni nemici non fa nulla. 3-1. Non vale, ora ci penso io. Adesso scoccherò una freccia. Se va a segno, quel pulsante è bloccato, gne. Anche se cosa da debloccato, gne. Ora combatteremo alla pari. Faccio le regole, poche storie, gne. Raggio Gino. Colpisce un solo nemico. Tieni premuto A e rilascia al momento giusto. Tieni premuto. Ah, ok, me lo dice anche, quindi ok. Facile. Andiamo con Mellow. Oh no, non ho punti. Oggetti, ci ricarichiamo. Dovrò usarlo ancora. Vediamo un po' che blocca il tasto A. Va bene. Amico mio, però. Che bisogna fare? Ok, abbiamo preso un altro po' di sciroppo. Dunque, Mario. Palla di fuoco? In teoria un arco è fatto di legno, basilarmente parlando. Pioggia di PV. Bene. Ottimo. Raggio Gino. Buono, molto buono. 72. Super salto. E elettroscarica, vai. Speriamo di fargli un bel po' di male. Ok. Però soccorso d'ho debloccato. Buonanotte a chi? A Gino? Vabbè. Già. Ricarico intanto un po' i personaggi, dai, ci vuole. Regalino. Ok. Gino penso che possa reggere un altro attacco, sì. Oh, non pensavo colpisse. Non pensavo colpisse. Ricarica anche il Gino. Prego. C'è ancora Y. Ma dai, mi sono difeso, su. Con Mario devo attaccare per forza, perché se no non facciamo danno. E poi ricarico con Mello, che tanto Mello fa 2 di danno, anche attacca, quindi. Ah, si è svegliato il Gino, bene. Mello tocca anche a te attaccare ora. Fai solo 2, ma va bene uguale. Ok, bloccato il tasto A. Perfetto. Devo ricaricare con lo sciroppo. Super salto. Ah, ho preso male il tempismo. Però piano piano ci sto arrivando a farlo bene. È proprio Mello che non fa male al nemico. Un vero peccato, perché Mello è un bel personaggio, però se non fa male. Devo stare attento allo sciroppo al miele, perché si consuma facile quando hai nemici del genere. Vediamo un po', ora attaccherà. Tasto A ripristinato, va bene. Non c'è problema. Gne, si mette male. Ma ci picchia, potrebbe essere la fine, gne. Devo bloccare tutti i pulsanti, gne. Per essere sicuro di prendere tutti e 3. Va bene, non c'è problema, amico mio. Possiamo combattere lo stesso.
E ora cosa facciamo? Ci ha impedito ogni mossa. Ascoltate, abbiamo dimostrato di essere una squadra affiatata. Uniamo le forze noi tre e sconfiggiamolo. Tra l'altro alcune volte il testo va avanti da solo. Come dici, gna, se volete farmi un brutto scherzo, non lo so, va avanti da solo. Oh gna, io non ho alleati con cui unire le forze. D'ora in poi puoi usare le mosse a tre. Queste mosse sono disponibili solo quando l'indicatore azioni è al 100%. Wow! Adesso riempirò il tuo indicatore, ma solo per questa volta, intesi? Già carico, amico mio. Difenditi. Mossa 3. Surf stellare. La potenza dei frammenti stellari si scaglia su un singolo nemico. Bomba. 90 di danno. Non sembra tanto, ma lo è. Sto nemico, ragazzi, era davvero forte. Scatola di fiori. Oh, che bello. Grazie per l'aiuto. Mi avete davvero tolto le pasticci. Che avete da guardare? Lo sapete che sono ben più di un pupazzo, no? Sì, sì. Avete capito la verità? In realtà io provengo da molto in alto e questa mia forma è soltanto temporanea. Ah, ok. Non sarà capito. Vuoi dire tipo dal cielo? Beh, più in alto, temo. Avete mai sentito parlare della Via Stellare? Non ne avete proprio idea, eh? Beh, là solo al momento c'è un bel caos e purtroppo questo riguarda anche voi. Ora vi spiego tutto. Avete presente quando si vede una stella cadente e si esprime un desiderio? È nella Via Stellare che i desideri vengono trasformati in stelle. Quando si avvera, il desiderio si trasforma in una stella cadente che arriva nel vostro mondo. Come vedrete, la Via Stellare gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione dei desideri. Però, una spada ha distrutto la Via Stellare e tutto si è fermato. Adesso è il caos. Da quel momento non sono state più create stelle cadenti. Allo stato attuale delle cose, questo è un mondo in cui i desideri non si possono più avverare. Vuoi dire che questa stella fa parte della tua strada stellare? Si chiama Via Stellare, mio piccolo batuffoloso amico. Piccolo batuffolo di cotone. Comunque sì, questa stella è un frammento della Via Stellare. La mia missione è ritrovare tutti i frammenti e riparare la Via Stellare. E in tutto, i frammenti stellari sono 7. Perché ritorni la pace? Dobbiamo sbarazzarci di Fabbro Magno, trovare tutti i frammenti stellari e riparare la Via Stellare. Io mi chiamo... ma è un nome difficile da pronunciare, quindi... chiamatemi Gino, come pupazzo. L'ho scelto perché mi sembrava il più forte fra tutti i pupazzi. Ora prendi la stella, Mario! Siamo a 2 stelle. Forza, diamo inizio alle danze! Gino, in cerca di frammenti della Via Stellare, si unisce a Mario e Mellow. Le cose si mettono bene. Eh già. Ora capisco perché molti volevano Gino in Super Smash. Ah, ho sentito tutto! Chi avrebbe mai pensato che quella stella fosse così importante? Devo dirlo subito a Fabbro Magno! Il segreto delle stelle cadenti è stato svelato. Trova tutti i frammenti stellari e riporta la pace nel mondo di Mario. Va bene. Quindi ora che si fa? Tunnel di tubi e talponia. Ma andiamo, scusami, a Borgorosa. Andiamoci a riposare, a salvare, a fare tutto. Oh, tutto è tornato come prima. Grazie Mario, prego. Allora, vediamo un po'. Beh, tutto quanto è tornato alla normalità. Però ecco qua, dobbiamo portare Gino da casa, se no è inutile. Gino, sei tornato? Mamma! Visto, mamma, lui è quel Gino di cui ti ho parlato. Oh, è un bellissimo costume, ma immagino che là dentro faccia un caldo terribile. Oh, lascia perdere, mamma. Ok, Gino, andiamo a giocare. Mi piacerebbe molto, ma a Mario dobbiamo ancora trovare i frammenti stellari scomparsi. Frammenti stellari? Cioè tipo stelle cadenti? E perché? Beh, come posso spiegare? Dai, no, le scenette no. Ecco, guys, è successo che...
le cose stavano così, ma adesso stanno. Colà, capito? Per niente, mi sono perso. Ditelo a parole. Beh, diciamo che se la situazione non si risolve, i tuoi desideri non potranno mai avverarsi. Cosa? Vuol dire che Derrande non diventerà forte e potente come te? Nessun desiderio potrà avverarsi finché non troviamo i frammenti stellari e ripariamo la via stellare. Ecco perché mi sono unito a questi due per trovare i frammenti stellari. Ah, ecco! Beh, Mario ha bisogno di tutto l'aiuto possibile. Ma si è arrabbiato Mario, dai, ma perché? È giusto! Sai, credo di aver visto qualcosa di brillante cadere dalle parti di Talponia. Pensi che potrebbe essere una di quelle cose che stai cercando tu, Gino? Penso proprio di sì. Andremo a Talponia. Grazie per avercelo detto. Faccio il tifo per te. Ti prego, ripara la via stellare. Così tutti i miei desideri si potranno avverare. Aspetta un attimo. Che cosa c'è? Ecco, Gino, ti sarà utile. Mano pistola. Ah, forte! Mano pistola. Aumenta di un bel po' l'attacco. Diamo spillanti sonno a Gino e a posto. Bene, allora direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito in descrizione. Trovate come sempre tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!